La pacchia è finita. 34 consiglieri regionali di centrodestra e centrosinistra, secondo un'indagine della Corte dei Conti, avrebbero prodotto sprechi per oltre 300.000 euro. Un danno erariale che dovranno restituire di tasca loro. Tutto questo è partito da due esposti del Movimento 5 Stelle che già da tempo aveva denunciato l'inutile costituzione di una commissione d'inchiesta sulle partecipate doppione della commissione trasparenza, proroghe illegittime che servivano a far sedere sulle poltrone consiglieri regionali con collaboratori e indennità aggiuntive. Ma cosa succederà adesso? Quanto dovranno pagare i nostri colleghi consiglieri? Ecco l'elenco. Partito Democratico, Tommaso Amabile e Mario Casillo, una cifra pari agli 11.000 euro. Vincenza Amato e la Ciaramella, circa 8.000 euro. La Presidente del Consiglio, 8.000 euro circa. Vincenzo De Luca, il regista di tutta questa vicenda, pagherà una cifra pari a 5.000 euro. Stefano Graziano, Marciano e Mortaruolo, circa 8.000 euro. Gennaro Oliviero e Picarone 11.000 euro, la Raia 8.000 euro insieme a Topo che adesso è a Roma. E passiamo al centrodestra, Forza Italia, tutti uniti appassionatamente nello spreco di denaro pubblico. Armando Cesaro, il capogruppo, oltre 11.000 euro. Flora Beneduce, oltre 8.300 euro. Maria Grazia Di Scala, più di 5.500 euro. Stessa cifra per Monica Paolino, che era pure segretario di quella commissione. Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale, oltre 8.300 euro. Torniamo agli amici di De Luca, la lista De Luca presidente. Luca Cascone, oltre 5.500 euro. Il generale De Pascale, oltre 11.000 euro. Carlo Iannace, oltre 8.300 euro. Alfonso Longobardi e Alfonso Piscitelli, stesso nome, stessa cifra da restituire, 8.387,31 euro. E ancora abbiamo Fratelli d'Italia con Gambino, circa 8.000 euro, e poi Passariello, 11.000 euro e passa. Passariello, il protagonista di tutta questa vicenda. Campania Libera con Tommaso Casillo, che aveva il ruolo in quel momento di Presidente del Consiglio e quindi ha agevolato questa vicenda e pagherà circa 26.000 euro. Aniello Fiore, una cifra pari a 5.000 euro circa. Poi Caldoro Presidente con Stefano Caldoro, 11.000 euro circa, e Carmine Mocerino, 8.000 euro circa. Ci sono pure quelli che si ergono a paladini della legalità e poi votano le migliori schifezze proposte da De Luca e governano in maggioranza con lui. Il verde Francesco Emilio Borrelli, che appunto la cui cifra è 8.387,31, il costo di tre motorini. Vincenzo Maraia del Partito Socialista, 11.183,08 euro. L'Italia Popolare con Maria Ricchiuti, oltre 8.300 euro. Michele Schiano di Visconti, passato dal centrodestra al centrosinistra, che dovrà restituire, stando all'indagine, oltre 5.500 euro. Questa persona ha un record di assenze in Consiglio regionale, però è stato presente per venire a votare le proroghe. Ancora il gruppo misto Giampiero Zinzi con oltre 8.300 euro. Questi sono i soldi dei cittadini campani che potevano essere utilizzati nella maniera migliore per un beneficio dei cittadini campani e della Regione Campania.